La storia di Sbatti il mostro in prima pagina è una storia assolutamente unica nel mio lavoro, perché io reduce da Nel nome del padre, film molto contestato, molto difficile, che poi distribuito secondo me con molta diffidenza dell'Ital Noleggio, dove c'erano sempre due anime, una democristiana, l'altra socialista, insomma. È comunque un film difficile, un film che non ebbe un esito commerciale soddisfacente. E mi proposero improvvisamente di fare questo film. Prima mi dissero che il regista si era ammalato, poi capii che c'erano state delle grosse controverse tra il regista e credo prima di tutto Gian Maria Volonté e forse anche la produzione. Io approfitto però di questa occasione, ne sono contento, perché mi sono sempre rimproverato una cosa. Di non aver chiesto al regista, cioè a Sergio Donati, del perché questo fosse accaduto. Sarebbe stata una telefonata, perlomeno, di correttezza. Mi viene in mente un po' quello che succede quando vengono esonerati gli allenatori. Non so se il nuovo allenatore fa una telefonata a quello che è stato esonerato, però di fatto io l'ho sempre ritenuta come una leggerezza o una scorrettezza verso un mio collega e voglio assolutamente approfittare di questa occasione per scusarmene. Di fatto io presi questa sceneggiatura. Naturalmente dice, vabbè, la committente, vabbè, se il fatto che mi sia stato commissionato, benissimo, però perché io faccia qualcosa di personale devo un pochino farlo mio, ecco. Loro accettarono, io proposi la collaborazione di Goffredo Fofi e di interrompere, mi pare, il film per circa 2 settimane. E in quelle o in quella settimana, o due, non mi ricordo, noi apportammo tutta una serie di modifiche, introducevo per esempio il personaggio della Laura Betti, che mi pare non esistesse, e poi politicizzammo il film, nel senso che la contrapposizione tra il vero assassino e l'intenzione da parte del malefico direttore di un giornale, appunto, che si chiamava Il Giornale, era più chiaramente politica, la strumentalizzazione, incastrare dei giovani di estrema sinistra proprio per far ricadere su di loro la responsabilità di questo orrendo delitto. Ecco, il cinismo di una classe politica, naturalmente fatto anche per la fretta e non solo per la fretta, ma per una elevata ideologizzazione di noi. Cioè io ero completamente uscito dalla politica, però le mie idee in qualche modo mi ponevo continuamente il problema di non tradire i compagni, si diceva una volta, anche se non facevo più assolutamente politico. Goffredo era più coinvolto politicamente. E quindi c'era questa istanza. Detto questo, però, poi uscirono anche casualmente, ci sono nel film, per esempio i funerali Feltrinelli, non si capiva bene che saltò per aria proprio nei giorni in cui noi giravamo il film, di queste strane coincidenze. E noi lo mettemmo all'inizio del film come un segnale su cui non esprimevamo un giudizio, però chiaramente l'intenzione era di svelare una strumentalizzazione, dei movimenti di estrema sinistra da parte soprattutto del Corriere della Sera, perché il giornale in fondo era il Corriere della Sera. Che allora era su delle posizioni molto più di conservazione e che noi consideravamo reazionarie. Ecco, questo è l'antefatto. Poi questo tipo di intenzione
E questo tipo di schematismo, io penso sia rimasto in parte nel film, che comunque ha anche delle qualità, sia rimasto nel film, proprio perché leggendo un articolo, un tuo articolo, quello che disse Lino Micichè, un realismo sopra le righe, cioè il film non ha raggiunto, sempre per un difetto di elaborazione, una dimensione grottesca, una dimensione irreale, ma mantenendo una sua struttura realistica, svela, secondo me, in vari punti un essere sopra le righe e quindi un certo schematismo realistico, ecco. Il discorso sulle istituzioni, citando i pugni in tasca nel nome del padre, anche marcia trionfale, salto nel vuoto, hanno sempre al loro interno una materia che è riconducibile alla mia vita, alla mia biografia, alle mie esperienze. Qui io partivo da esperienze che erano soprattutto esperienze indirette, quello che tu leggevi, quello che tu vivevi, ma non è che io ho vissuto sulla mia pelle, e questo è molto importante per un artista, per un film, qualcosa. Qui, di questo si risente. Perciò alcuni personaggi risultano più schematici, altri no. Perché, per esempio, il personaggio della Betty, che in fondo fa riferimento a esperienze culturali e personali che conoscevo, addirittura alcune crudeltà del direttore, del personaggio interpretato da Volonté, quando, per esempio, attacca violentemente e razzisticamente la moglie, adesso mi viene in mente, gli dà della cretina con quella R moscia che è stata una sua invenzione. Ecco. Per esempio, lì vengono fuori, sia pure a intermittenza, delle cose più personali, oppure delle cose anche casuali. L'ultima inquadratura che ha qualcosa veramente di rivoltante, di raccapricciante, fu ripresa per caso perché non so, ad un certo punto noi eravamo vicino al Naviglio e in quel giorno in cui aprivano tutte le chiuse, perché evidentemente per alcuni mesi il Naviglio era asciutto, poi un certo allora ci trovavamo lì e vedere tutta questa sporcizia che veniva avanti a simboleggiare abbastanza efficacemente una realtà, e noi mi pare l'abbiamo messa come ultima inquadratura del film, ecco, per esempio. Ma tutto era abbastanza a tambur battente, anche credo le musiche di Nicola erano piuttosto militanti, si diceva una volta. Con Gianmaria Volonté, essendo entrato dopo, non si è fatto un lavoro di preparazione, perché c'era l'emergenza di ritornare al lavoro subito. Ma con lui, non era possibile, perché uno avvertiva anche, che non era proprio il caso di essere troppo puntigliosi, oppure a me non capita con nessuno, però alcune volte succede che tu ricordi, ripeti, rinnovi una serie di correzioni. Lì il discorso era più di ordine generale, poi lui andava per conto suo, anche perché andava benissimo, ecco, io tra l'altro ero più giovane, lui, insomma, c'era un rapporto di assoluto rispetto, però in cui
Non è che uno gli dice falla in un certo modo, no, perché lui la faceva sempre bene, ecco. Non che il tutto si limitasse a dire senti, vai da qui a là, però c'era anche un ottimo, non c'è stato niente di sgradevole, ecco, assolutamente mai. Ma Montanelli io non lo conoscevo, poi Montanelli addirittura è diventato un mito della sinistra, insomma, e allora certamente Montanelli era visto come un reazionario, insomma, un conservatore, un reazionario, senza alcuna simpatia da parte, della sinistra, poi fu addirittura gambizzato, però Montanelli aveva anche una capacità di comunicare, anche un modo che è molto molto diverso dal personaggio interpretato da Volonté. Non so, forse Volonté, siccome, ripeto, io sono entrato in corso d'opera, lui può darsi che si ispirasse a qualcuno in particolare, di direttore, di giornalista. Che esisteva nella realtà, questo non lo so, oppure questa R un po' R moscia, non so se Anya D'Agnelli, non lo so, questo, ma non ricordo. D'altronde anche fisionomicamente non ha fatto nulla Gian Maria, perché lui era un po' un mago dei trasformismi per assomigliare a Montanelli. Mi è capitato più di una volta che di avere presenziato a delle proiezioni di questo film, per una volta in una scuola e una volta in un altro contesto, ma di giovani. E mi colpì una ragazza che mi disse: bell'occhio. Questo è il film che ho amato di più, non che io volessi diminuirne, però perché evidentemente il tema politico di denuncia l'aveva colpita, e questo anche in quell'altra proiezione, altri giovani, e l'aspetto stilistico, l'aspetto riduttivo, schematico, a loro non importava nulla, a loro importava il messaggio, la tematica. Riguarda poi, come ho anche letto nella tua introduzione, il fatto del giornale che poi alcuni anni dopo verrà fondato da Montanelli, il giornale, io non ricordo se è stata una nostra invenzione o se già esisteva nella sceneggiatura di Donati, questo non lo so. D'altronde, ma sono cose che capitano perché l'ho già ammesso in altre circostanze, ma quel bel titolo, La Cina è vicina, non è mio, ma è di un libro scritto proprio da un giornalista del Corriere della Sera, Emanuelli, dal titolo La Cina è vicina. E poi dopo questo fu utilizzato come slogan da gruppuscoli provinciali maoisti, e quindi è stato utilizzato, e poi dopo la Cina è diventata protagonista politico allora, no, non oggi, allora, e quindi c'è stata una stagione cinese che si è anche che ha occupato molti spazi anche nel movimento studentesco nell'anno 69 e poi 70, poi dopo si è dissolto, per cui dal gruppuscolo provin di provincia è diventato un movimento nazionale, ecco.
Poi adesso la Cina è diventata un'altra cosa, ecco, ma la Cina è vicina è uno slogan per tutte le stagioni. Si può, va bene oggi, allora era in senso comico, poi invece è diventato più serio, poi devo dire il peggio della sinistra, italiana, cioè il terrorismo. Ha trascurato le parole d'ordine maoiste, si è più riferita a un certo operaismo che però col maoismo aveva poco a che fare. Ma in quell'epoca c'era un cinema di denuncia, perché non dimentichiamo che la televisione sì, era già potente, però era completamente fuori dal cinema, erano due cose diverse. Il primo film che fu acquistato dalla televisione, mi pare sia stato per me salto nel vuoto, parliamo degli anni 80, della fine degli anni 70, insomma. E quindi c'erano tanti autori che facevano chiamiamolo un cinema di denuncia, che nasceva da problemi, appunto, pensiamo a Damiani, pensiamo a Petri, pensiamo a Rosi, pensiamo anche a Vancini, pensiamo anche ad altri. Poi tutto piegò verso quello che si diceva un cinema qualunquista, in difesa della polizia, in cui diciamo di degenerazione ma noi che eravamo dei puristi, io non ero un godardiano, però insomma i giovani comunque amavo un cinema di stile, noi vedevamo questo cinema un po' come un cinema generico, poco personale, che poi otteneva anche dei grandi successi di pubblico, sia chiaro. Fa eccezione, come se questo gli venisse riconosciuto, indagine su un cittadino, insomma, di sospetto di Petri, che effettivamente è un piccolo capolavoro, ecco, no, un piccolo, è un capolavoro. Poi dopo ci fu tutta una serie di giudizi successivi, di riabilitazione di Petri, questo non lo so, ecco, Petri ha fatto anche dei film meno belli di questo, però quello era un film con un'idea anche di storia, di soggetto, direi originale, e portato fino alla fine in modo originale, non basta un'idea, insomma. Grande interpretazione di Gian Maria, insomma, tutte queste cose qua. A noi però quel cinema un po' stilisticamente banale, non è che fosse il nostro cinema preferito, ecco. Qui, in qualche modo, Fofi ed io cercammo di politicizzare questa storia piuttosto comune, perché in fondo, almeno a me, risultava come una, non un alibi, ma una giustificazione per un'operazione di film su commissione. Allora diciamo, io faccio un film su commissione, però ci metto dentro una serie di contenuti o di messaggi di sinistra che possono servire alla causa della sinistra. È chiaro, non è che si parlava, non è che si viveva un clima rivoluzionario, però pur avendo io lasciato assolutamente la militanza in compagnie rivoluzionarie, però c'era questa idea di non tradire l'ho già detto, di non tradire i compagni, di seguire comunque una linea corretta, anticapitalista o antipadronale, perché si vedeva nel Corriere della Sera, in quel tipo di capitalismo che rappresentava, un nemico. Thank you.
Thank you.